Oggi vi introduco a Gamsgo, piattaforma online che vi permette di risparmiare un sacco di soldi sul vostro account Netflix, Disney Plus e tante altre belle piattaforme di streaming. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo mio primo video sponsorizzato. Io sono Valerio e oggi rispondo a tutti quelli che dicono: uè frate, Netflix costa una cifra. Gamsgo è un servizio di account sharing per diverse piattaforme di streaming, tipo Netflix, Disney Plus e HBO. Insomma, tutte quelle che vede qua a schermo. Adesso, cosa significa account sharing? Significa che loro comprano uno sboto di account Netflix, magari prendono in mercati in cui costa addirittura di meno, tipo in Turchia, e rivendono un account ad altre 5 persone. Come vedete qua a schermo, un account premium di Netflix costa in Italia 17,99€, ovviamente al mese. Gamsgo invece ve lo passa a soli 3,87€ al mese, quindi c'è uno sconto dell'80%. E Gamsgo non fa altro quello che in fondo abbiamo fatto tutti una volta nella vita: condividere la nostra password. Come direbbe Maurizio Merluzzo con cugini, parenti, compare, nipoti. Con l'unica differenza che nel loro caso non conosci gli altri utilizzatori dello stesso account. Ma a te che te ne frega, perché tanto ti funziona ugualmente. I più furbi di voi sanno che un account Netflix può essere visto da 4 dispositivi contemporaneamente, mentre vi ho detto che Gamsgo lo condivide con 5 persone. Ma questo non è un problema, perché lo condivide con persone sparse in tutto il mondo, con fusi orari diversi, e quindi la probabilità che 5 persone in 5 parti diverse del mondo accedano allo stesso account Netflix fornitovi da Gamsgo contemporaneamente è pari a quella di vincere il Superenalotto. Quindi non ci sono problemi. Ovviamente, prima di portarvi un contenuto sponsorizzato di questo tipo, io ho voluto testare il servizio in prima persona. In particolare, ho preso Disney Plus, che attualmente in Italia costa 8,99€ al mese, mentre Gamsgo ve lo passa a solo 2,08€ al mese. Anche qua un risparmio di oltre il 75%, e io lo sto condividendo con altri 6 sconosciuti, di cui sinceramente a me non frega niente. Poiché le condizioni Disney Plus sono diverse rispetto a quelle di Netflix, può essere condiviso con più gente, ma per me potrebbe essere anche condiviso con i marziani. Basta che io riesca a godermelo. Non vi nascondo che c'era un po' di scetticismo all'inizio, e vi devo dire che dopo averlo provato per più di un mese, funziona. E i più attenti di voi del canale sapranno che di recente ho traslocato. E vi devo dire che la serie televisiva Boris mi ha tenuto compagnia mentre sistemavo casa in quei giorni. Come vi dicevo prima, ci stanno anche altre piattaforme di streaming a cui potete prendere un account in condivisione e utilizzarla dove vi pare. Adesso io vi ho spiegato come funziona. Vi ho raccontato la mia esperienza personale, che in questo mese ho visto tanto Boris ma anche i Simpson. Ma la domanda è: come fate voi a iniziare a spendere poco? Facciamo finta che volete farvi Disney Plus e non volete pagare quel salasso da 8,99€ al mese, anche perché siete come me un po' poveri come la merda. E quindi andiamo a vedere come si fa. Quindi la prima cosa da fare è aprire il vostro browser, ovviamente, e andare su Gamsgo utilizzando il link che trovate in descrizione. Ve lo metto anche qua da qualche parte a schermo, che vi dà dei vantaggi che vedremo fra un po'. Adesso che siamo qua, quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a vedere il servizio che abbiamo scelto. E come vi dicevo, io vado per Disney Plus. A questo punto c'è questo riquadro in cui vi dà delle informazioni, tipo che più di 6.000 persone stanno condividendo un account Disney Plus, e vedete che il prezzo è di 2,08€. Ci sono alcune informazioni che vi consiglio di andare a leggere con calma, sul tipo di servizio che Gamsgo vi dà per questa piattaforma che è Disney Plus. Come noi non stiamo più nella pelle, andiamo ad acquistare subito. A questo punto voi non dovete fare nulla, perché vi dice che il prezzo è di 24,99€, perché Disney Plus si può acquistare solo per 12 mesi. Invece, come vi dicevo poco fa, Netflix può essere anche acquistato mese per mese, però Disney Plus è a botta di 12 mesi. Qua, come vedete qua a schermo, avete uno sconto del 70% sul prezzo comparato con quello che vi dà Disney Plus, che siamo soddisfatti. Quindi quello che famo è di fare vai al pagamento. Vai al pagamento. Ovviamente qua possiamo inserire la nostra email, però se avete un account Gmail, sti cazzi. Cliccate sulla G. Ovviamente io qua oscurerò i miei contatti personali e clicchiamo su uno dei miei account email. Abbiamo un momento. Google deve pensare. Perfetto, ci siamo loggati. Qui mi dici di collegare il mio cellulare, cosa che non voglio fare adesso.
Una volta che ci siamo loggati, veniamo riportati sulla home page e dobbiamo rifare la procedura perché tu puoi ordinare un abbonamento nel momento in cui sei loggato. Quindi dobbiamo andare su acquista subito, di nuovo, non facciamo niente, $24,99, già c'è il mio codice sconto applicato che vi dà il 2% di sconto ulteriore su Disney Plus. Invece se scegliete Netflix vi dà il 5% di sconto, quindi su Netflix avete uno sconto ulteriore del 5%, e a pagamento scegliamo il metodo di pagamento che ci aggrada di più. Io scelgo, che ne so, Visa e Mastercard. Vai al pagamento, metterò tutti i miei dati personali, che ovviamente taglierò tutto. Dopo aver messo i dati personali, io metterò qua i dati della mia carta di pagamento, che guarda, non vi ho fatto vedere i miei dati personali, figurati faccio vedere la mia carta di pagamento, fidatevi perché io li ho messi, e poi clicchiamo su paga. Una volta finalizzato il pagamento non dovete fare altro che andare a sigomino abbonamento e troverete quello che vi aspettavate, ovvero che avete come tempo residuo dell'abbonamento di 317 giorni, quindi considerando che te lo danno per un anno, quindi 365 giorni, vedete che io l'ho utilizzato per una quarantina di giorni. Tempo iniziale, tempo finale, qui c'è l'account che è quello condiviso e poi qui c'è la password che ovviamente non vi mostro. Dovete fare molta attenzione a un dettaglio in cui vi dicono si prega di utilizzare il profilo numero 4, quindi il profilo a me assegnato è il numero 4 e qua vedete quali sono gli altri che lo condividono. Sembra che ci siano due coreani, forse questo sarà un altro italiano, comunque altre persone che da quel che so sono comunque sparse in tutto il mondo, ma come vi dicevo poco fa a me non interessa nulla. Quindi io copio questo indirizzo email sul sito di Disney Plus, ovviamente. Una volta qua facciamo, ovviamente accettiamo i cookie, quello che ci serve, facciamo login, mettiamo quell'indirizzo email di poco fa e la password, aspettiamo che lui pensa, sapete com'è, deve sempre pensare, e siamo loggati. Come vi dicevo, il mio profilo è quello 4, vedete che ho messo pure il lucchetto perché ci ho messo un pin, metto il mio pin. Che avevo detto? Sì, qua sta pensando ancora, lo so, non so perché. Mi dice, looks like you're traveling, non perché io sto realmente viaggiando, ma perché per fare questo video ho dovuto attivare la VPN per apparire come se fosse in Italia, perché ovviamente anche Gamsgo ha tariffe diverse, servizi diversi in stati diversi. Come voi ben sapete, io sono nel Regno Unito, quindi non sto viaggiando, ma secondo lui sì. E quindi, ecco qua. Qualcuno potrebbe dire perché hai messo il pin al tuo account? Il motivo è molto semplice, perché ogni persona quando guarda determinati spettacoli o serie TV c'è tutto il sistema di raccomandazione e non voglio che qualcuno si veda roba col mio account e poi faccia sfangulare il mio sistema di raccomandazione, quindi solamente per questo motivo ho messo il pin. Avete visto? Alla fine è pure una scemenza iniziare a risparmiare con questo servizio di account sharing. Io stesso mi sono detto come ho fatto a non conoscerlo prima. Ho pagato decine e decine di euro al mese per Netflix e la soluzione era esattamente sotto al mio naso. E poiché me lo posso installare in qualunque dispositivo, io adesso vado a guardarmi la quarta stagione di Boris. Quindi cosa state aspettando? Andate su Gamsgo e utilizzando il mio codice sconto inizierete a risparmiare uno sbotto di soldi sulle vostre piattaforme di streaming preferita. Come vi dicevo, nel mio caso è Disney Plus. Quando avete finito tutto Boris, magari che fate? Potete fare binge watching di Mercoledì Adams su Netflix, perché, come vi dicevo, con Gamsgo potete anche risparmiare sul vostro account Netflix. Vi ripeto, non avrei mai sponsorizzato un servizio che non avevo già provato in prima persona. Lo uso da più di un mese, come vi dicevo, e quindi quello che vi dico è provatelo. E cosa più importante, fatemi sapere cosa ne pensate e come vi state trovando. Poiché io sono in contatto con quelli dell'azienda, se dovreste avere dei problemi, ma sono certo che non ne avrete, vi farò da portavoce, anche perché se per qualche motivo non dovesse piacervi, vi ritornano pure i soldi. Quindi
siete in una botte di ferro, non ci sono problemi. E cosa ci fate con i vostri soldi risparmiati? Beh, io personalmente guardo la mia serie preferita con un bel bocchetto.